Ciao a tutti, non so se quanto i notiziari italiani ne abbiano parlato, però in Bielorussia in questi giorni ci sono state proteste, beh, da circa un mese, e il motivo di queste proteste, così come l'avevo letto dai giornali, era per protestare contro una legge che multa i disoccupati, è una legge cosiddetta antiparassiti, e in pratica il governo bielorusso ha deciso di far pagare ai disoccupati per il fatto di essere disoccupati. Sembra una cosa assurda, io quando l'ho letta non avevo proprio capito, cioè mi sembrava impossibile fosse così, mi sono documentato un po' e sembra proprio che sia così. E sembra stranissimo a noi, ma in realtà, dopo informandomi un po', ho visto che effettivamente in Bielorussia sì, la disoccupazione è bassissima. C'è una, come si dice, una carenza di lavoratori. Non ci sono tutti i lavoratori che servirebbero per coprire tutti i lavori che ci sono disponibili. Anche questo sembra stranissimo, però è così. E allora questa legge viene presentata sì come una legge antiparassiti e per invogliare le persone a lavorare. Però dopo in realtà se ci pensiamo, uno che non lavora comunque sì, non ha un reddito, quindi come fa a vivere? Non, sembra strano che uno non lavori volontariamente, per decisione, per scelta. In realtà sembra che lo scopo della legge sia incentivare, stimolare lavoratori che lavorano in nero a mettersi in regola. In pratica quello che si sospetta è che in realtà tutti lavorino, più o meno, però molti lo fanno in nero, quindi figurano come disoccupati e non pagano le tasse. E quindi il senso di questa legge sarebbe proprio quello di sì, quasi di obbligare questa gente, questi lavoratori, sì, a richiedere un contratto ufficiale, ecco. Quello che è un po' strano è che nelle proteste, magari delle proteste ne parleremo ancora perché è probabile che vadano avanti, che continuino. Ieri, per esempio, ci sono stati tanti arresti anche di anziani, quello che ha fatto un po' impressione, ecco. Per carità, non ho visto violenza usata da parte dei poliziotti, però insomma, in maniera molto decisa hanno caricato alcuni anziani sui loro camion per portarli in polizia. Dopo chiaramente sono quasi tutti rilasciati entro la giornata, però ecco, ha fatto un po' impressione questo. La cosa un po' strana è perché questa legge in realtà non va a colpire gli anziani, va a colpire quelli, le donne sotto i 55 anni e gli uomini sotto i 60 anni. E quando si vedono anziani che protestano, nei paesi dell'ex Unione Sovietica viene sempre il sospetto, sapete, che siano magari pagati perché hanno una pensione così misera, e queste cose insomma sono abbastanza comuni. Sì, non dico che siano pagate, non voglio darlo come certezza, però ecco, il sospetto che mi viene è questo. Comunque, di questo parleremo un'altra volta. Quello che mi ha colpito di questa protesta era proprio la motivazione, che da noi sembra davvero surreale, il fatto di avere un paese in cui mancano lavoratori e si tassano i disoccupati. Da noi, da questi tempi, è proprio assurdo. Volevo condividere questa cosa. Buona giornata a tutti. Ciao ciao.